Mastermind. La conoscete tutti come la cuoca della mensa, ma questa donna nasconde un passato misterioso. Il mio nome è Rudy Theodore Elizabeth Mary Hansen e oggi farò luce su la vita segreta di Miss Mastermind. Mastermind, vorrei partire subito con una domanda scomoda. Perché non si è mai sposata? È inspiegabile, Rudy. La mia analista dice che gli uomini scappano dalle donne come me e immagino che intenda dalle donne graziose e sofisticate. Vado a depilarmi il mento. I miei calli hanno proprio bisogno di un bel massaggio. Come ogni San Valentino, alla fine vengo lasciata sola. Secondo i miei informatori, lei una volta è stata bambina. Può confermarlo? Certo. Sono cresciuta in una casa nella foresta, mungendo scimmie e parlando con gli scoiattoli. Un po' come tutti. E che cosa ricorda di quel periodo? Poco, purtroppo. Un giorno ero vestita di bianco. Mi scambiarono per un sacco di farina e venni imbarcata per errore su una nave mercantile. Lavorai come mozzo per alcuni anni e conobbi l'unico amico che non mi avrebbe mai abbandonato, lo spazzolone. Vero, best friend? Ho detto movimento circolare, non triangolare. Chiaro? Johnny. Oh, Johnny, Johnny. Grazie per le impronte. Adesso devo ripassare lo straccio. È rimasta imbarcata su quella nave? Fino a quando non scoprirono che la puzza di pesce non veniva dalla stiva ma da me. Mi lasciarono a terra e mi arruolai nei servizi segreti. In breve tempo divenni una maga dei travestimenti. Nell'ambiente ero conosciuta come il camaleonte rosa. Benvenuti in Irlanda, ragazzi! Congratulazioni, avete risolto il mistero della tomba della mummia. Io rilancio di due. Una ciambella. È ora di tramutare tutti gli studenti in pulci, ma prima il preside. Wow, costume fantastico. Le paillette non sono eccessive? No, sembrano molto squamose. Wow, devo dire che lei è una tipa piena di sorprese. E io che pensavo fosse solo una pessima cuoca. Già, coltivo moltissimi interessi. Forse tu non sai che sono anche una grande ballerina. Anzi, diciamo pure una grossa ballerina. Preside Spencer, è stato lei ad assumere Miss Mastermind. Come mai? Innanzitutto, Rudy, permettimi di salutare la mia mamma. Ciao, mamma! Sono in TV! Bene, ma rimaniamo sul pezzo. Come mai ha scelto Miss Mastermind come cuoca della mensa? Non ha assaggiato i suoi piatti prima? È vero. I suoi piatti sono disgustosi, ma non avevo mai conosciuto una persona con una simile passione per il cibo. Mai! Non berlo, è latte di cozze. I gatti bevono questa roba? No, lo bevo io. È per mantenere il mio fisico perfetto. Mettiamoci al lavoro. Dimentica una cosa, Miss Mastermind. Quale? Hai ragione. Se questo è il condimento suggerito dallo chef. Mi spiace, piccola. È stato più forte di me. Io ho sempre fame. Mi resta ancora un'ultima domanda. Un ultimo mistero da svelare. Qual è il suo vero nome, Miss Mastermind? Ah, ma questo non è un mistero. Io chiamo... Scusi, c'è stato un problema col microfono. Può ripetere? Non c'è problema. Io mi chiamo... Un'ultima volta, la prego? Mi dispiace, ma questo è l'allarme antincendio. E siccome io sono qui con te, significa che sta andando a fuoco la cucina. Addio! No, aspetti! Ripeta prima il suo nome! No! No!
domande sono destinate a rimanere senza risposta. Qual è il vero nome di Miss Mastermind? C'è vita nell'universo? Perché lo zucchero filato è rosa? E in un duello tra un T-Rex e un robot, chi vincerebbe? Da Rudy Theodore e Elizabeth Marie Hansen è tutto. E ricordate il mio motto, siate come talpe detective. Continuate a scavare e se non ci vedete niente perché siete talpe, meglio! Perché l'ignoto è il vostro mestiere.